Siamo con Mister Oliva, innanzitutto complimenti per la vittoria. E come hai visto la partita, che ha avuto anche un esito particolare, due volte in svantaggio, due volte recuperato e infine la vittoria? È stata una bellissima partita, abbiamo fatto una grande vittoria contro una grande squadra che sicuramente lotterà per i vertici per andare a vincere il campionato. Penso che l'Ugento ha vinto immediatamente, nonostante siamo andati due volte in svantaggio. I ragazzi sono stati belli, calmi, sempre lucidi, sempre a gestire la situazione, nonostante non era facile. E poi siamo riusciti a vincerla. Poi si poteva pure pareggiare con un rigore sbagliato loro, però ce la teniamo stretta stretta, perché comunque per noi sono tre punti fondamentali che valgono doppio. E sei d'accordo nel dire che l'ingresso di Castri ha spaccato la partita? Castri è stato messo apposta in campo, no? Perché so le qualità che c'ha Castri, so quanto mi può dare quando entra dopo, so quello che mi può dare quando gioca dall'inizio. Quindi era stata una cosa già prevista e il ragazzo ha risposto presente come al solito e ci ha dato una grossa mano per questa vittoria. Quindi adesso in settimana c'è il ritorno di Coppa a Gallipoli. Come chi viene dopo questa gara, come la vedi? Andiamo ad affrontare una squadra che abbiamo affrontato domenica scorsa, una squadra ben organizzata. E partiamo con un piccolo vantaggio, ma non conta nulla, perché comunque un 2-1 per noi potrebbe essere un risultato positivo e non potrebbe esserlo, nel senso che comunque il gol fuori casa che ha fatto il Gallipoli ha un valore doppio. Però noi giovedì andremo e cercheremo di passare il turno, di andare a fare questa partita, l'affronteremo a testa alta e senza paura e senza niente, vediamo cosa viene. Ti ringrazio Mister Oliva, complimenti di nuovo per la vittoria. Grazie a voi, buonasera. Direttore sportivo Loris Bavone, esordio storico in eccellenza con un grandissimo risultato. Sì, sinceramente una bella giornata sia per la cittadinanza di Ugento che per il grande risultato che abbiamo ottenuto. È stato, diciamo, un risultato che l'abbiamo voluto dai primi 5 minuti e siamo andati avanti così, siamo andati sempre a recuperare per poi fare un 3-2 che sinceramente era meritatissimo. Poi nell'ultimo minuto anche Adriano ha parato un rigore per il Barletta. È una giornata storica anche perché parliamo di un'eccellenza Ugento che fino a qualche anno fa si parlava di un miracolo, però sinceramente siamo contenti di aver fatto risultato, non abbiamo ancora, andiamo avanti perché ancora non abbiamo fatto niente di anormale, insomma stiamo facendo, dobbiamo fare tutto il cammino per raggiungere al più presto la salvezza. Domenica andiamo in un campo difficilissimo come Vieste e quindi vediamo un attimo come il Protazio. Per quanto riguarda la rosa, come mercato è chiuso? Per quanto riguarda il mercato, noi abbiamo già completato l'organico. Vabbè, chiaramente siamo sempre vigili sul mercato, però per il momento il mercato abbiamo già dato una rosa al mister e con quella bisogna andare avanti. Però siamo sempre a guardare il mercato, se c'è qualcosa che a noi serve siamo pronti ad intervenire. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.